come poetessa. Bastano il ghiottone e te passa l'issa. Caffè Barbera dal 1870. Niente, questa conferenza stampa, dico, avete visto già il motivo quindi per cui è stata fatta. Anzitutto volevo fare due premesse, due notizie, quindi delle news. Donate in assemblea di Lega mi ha mandato un messaggio, quindi col parere contrario di Verona si giocherà a Cefalù. Quindi vorrei mandare un messaggio forte a Verona, non saranno i 40 km da Capo Orlando a Cefalù che divideranno Barcellona, quindi la città dalla sua squadra. Il messaggio che mandiamo, quindi, che non ci saranno ostacoli, quindi, che porteranno migliaia di persone a Cefalù, né tantomeno, quindi, quella distanza di 40 km, quindi, potrà privare, quindi, la squadra dell'affetto dei propri tifosi. E questo per noi deve essere uno stimolo, quindi, per andare avanti. L'altro aspetto fondamentale, una premessa prima della presentazione, quindi, questo nuovo giocatore. Abbiamo preso questo nuovo giocatore perché riteniamo che dopo il periodo, quindi, brillante inizio stagione di Belle, che viaggiava una media di 20, 22 punti, 23 punti, gli ultimi 3 mesi, quindi ha viaggiato una media, quindi, non più di 4-5 punti, perché se abbiamo una media già di 10-12 punti, significa che ha fatto nella prima parte il campionato 20 punti, nella seconda parte il campionato 5-6 punti. Visto che dopo l'infortunio di Scafate, quindi, alla fine, quindi, è rimasto quasi un mese fermo, quindi, ha avuto un attacco, si è stata fatta una risonanza, quindi pare che sia tutto a posto, quindi, da parte di noi, quindi, un giocatore arruolabile, un giocatore che in questo momento rimane all'interno, quindi, della rosa della squadra, quindi poi nella prossima settimana, quindi, se ci saranno novità o suppo si vedrà, però noi non possiamo in questo momento privarci, quindi, di un americano vero, quindi, ad andare in campo, perché come tutte le altre squadre hanno due americani, quindi, che mediamente fanno 30 punti, 35 punti, anche Barcellona, per poter ambire, quindi, al sogno che tutti quanti ci aspettiamo, quindi abbiamo bisogno, quindi, di giocatori efficienti a poi alla fine del campionato, tenendo conto che ci sono i play-off, tenendo conto, quindi, che le prossime partite saranno determinanti, perché soprattutto giochiamo a Cefalù e poi abbiamo partite importantissime a cominciare da Forlì, ma tutte sono importanti a poi alla fine del campionato e poi i play-off, quindi. Non possiamo avere il dubbio se un giocatore possa giocare una settimana o non possa giocare o affaticamento o quest'altro. Quindi non vogliamo lasciare nulla di intentato, quindi, perché lo stiamo dimostrando, perché poi siamo una velocità, quindi, più celere d'Italia, quindi nel momento in cui abbiamo avuto, quindi, un qualcosa che non andava bene, quindi ha intervenuto subito sul mercato. Abbiamo avuto la grande possibilità di prendere questo grande giocatore, quindi, che l'abbiamo visto, quindi, anche noi, quindi, conto di non so quanti punti ha fatto, qualcuno me lo dare, quindi, qualche statistica, non lo so, comunque è un giocatore di sicuro affidamento, che sicuramente, quindi, può fare al caso nostro. Quindi questo è un messaggio forte che vogliamo mandare a tutto l'ambiente, a Barcellona, ma soprattutto all'esterno e soprattutto agli avversari. Quindi chiunque voglia vincere il campionato, quindi, deve passare a Barcellona. Non faremo di tutto e faremo l'impossibile, quindi, veramente, per vincere questo campionato. Questo è un segnale veramente forte. Quindi ora l'altro segnale, quindi, spetta veramente ai tifosi, quindi, che cambiamo atteggiamento veramente, perché è impensabile che una squadra come la nostra, quindi, possa fare 4 partite, un quarto del suo campionato fuori da Barcellona, fuori dalla sua casa. Deve essere un messaggio forte per il futuro. Dobbiamo essere tifare, quindi, con intelligenza, tifare con amore, con calore, però non andare a superare quelli che possono essere i limiti, quindi, che possono portarci a delle penalizzazioni. Anche il fatto che Verona, quindi, abbia votato contro, quindi, deve essere questa rabbia, quindi, la dobbiamo questo loro no lo dobbiamo sfumare in rabbia, quindi, la dobbiamo mettere in campo sia i tifosi, quindi, nel modo giusto, quindi, sia la squadra. Non penso che sia da trasferto di 100 km, quindi, a Cefalù, quindi, che ci possa ostacolare il nostro, quindi, progetto. Niente, abbiamo ancora questo giocatore, quindi riteniamo, quindi, che possa fare al caso nostro, quindi, che ci possa accompagnare, quindi, in questo grande sogno. Però il messaggio forte, quindi, che la società non ha perso tempo immediatamente nel momento in cui ha visto che gli ultimi 2 mesi Belle non andava come doveva andare, perché abbiamo avuto partite 0 punti, partite 3 punti, partite 4 punti, quindi viaggiava una media di 23-24 punti, sicuramente c'è qualcosa, quindi, che non va. Non vado a sindacare quale può essere il motivo, da parte medico, quindi, ha dato il responso, quindi, che lui è arruolabile, quindi, può giocare, perché dalla risonanza, quindi, non è risultato niente, nient'altro, quindi, ma già il medico ce l'aveva detto, quindi, il giocatore fino a ieri non si è allenato perché dice che ha qualche dolorino, quindi prendiamo atto tutto questo, quindi, però noi non possiamo, quindi, cominciare da venerdì da Forlì, quindi, a regalare, quindi, un americano, quindi, agli avversari. Non vogliamo dare fish agli avversari, non vogliamo dare vantaggi agli avversari, vogliamo andare avanti, quindi, raggiungere il nostro traguardo. Due cose, Presidente. La prima, con Belle come
senso è sul mercato, è fuori Bell, Bell, no, 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 Bell è un giocatore a tutti gli effetti del basket Barcellona. Quando si può allenare, si può allenare. Quando non si può allenare, perché non si può allenare, non si può allenare. Quando decide se vuole andare via, può andare via. Allora può... deve essere un'offerta. Un'offerta. Devono passare da Barcellona, quindi, per valutare questa cosa. Cosa, i dettagli dell'operazione con Thomas? Dettagli che intendi? È un contratto fino a fine anno. Regolarmente. Abbiamo avuto questa grande possibilità, quindi, perché tante volte ci vuole fortuna, perché magari cerca un giocatore e non lo trova. Abbiamo subito avvistato questo giocatore, quindi in nel giro di 48 ore, quindi dall'Atlanta l'abbiamo fatto tornare qua. Assomiglia quasi a un giocatore che mi è rimasto, quindi, nel cuore, quindi Crisp, dice, ha un bel tiro da tre, da quello che mi dicono, quindi mi assicurano questo, vero? Tiri bene da tre? E quindi speriamo bene, quindi, per favore. La parola qua. Un'altra cosa che vuole che. Un altro aspetto che volevo dire, la squadra, quindi, purtroppo, come diceva Giovanni Perdichezzi, le difficoltà sono quotidiane a Barcellona, squalifica, infortuni, quant'altro. La squadra da 10 giorni che si allena senza riscaldamenti. L'impegno del comune era che questa mansione straordinaria andava fatta al comune, quindi. Immaginate che se voi lavoreste, fosse dipendente del comune, lavoreste senza riscaldamento in questo momento, quindi mi sembra una cosa, un disagio, quindi, che questa squadra non può sopportare e che può portare altri infortuni. Quindi la gestione che avete sul Palalberti, questa è di competenza dell'amministrazione. Nell'accordo c'è scritto, perché se compensano queste 24 ore ce l'avamo risolto, quindi mi auguro, quindi, che al più presto possibile, quindi, perché allenando la squadra 2-3 ore, quindi riscaldandosi al freddo, sicuramente può portare anche degli infortuni. E siccome in un momento così importante stiamo facendo sacrifici enormi, sia noi come sia voi come tifosi, mi auguro che l'amministrazione sia veloce e sensibile a questo problema. Perché ieri i giocatori non si volevano allenare, perché giustamente, quindi, avevano dei problemi. Ma provvedimenti in comune? In questo momento no. O non ci sono soldi? Allora, questo... come? Penso che lo sanno, sono stato avvisato i comuni. Quindi... €15.000 non penso un comune non abbia €15.000. Quindi mi auguro, quindi, che qualcuno provveda. La parola a grande Thomas. Allora, vi ricordo che è una conferenza stampa, per favore. Innanzitutto vorrei ringraziare il presidente, la società, e anche la città, la squadra, per questa opportunità. Sono molto felice e non vedo l'ora di iniziare con la nuova squadra. La scelta di Barcellona è una scelta per vincere, perché Barcellona vuole vincere. E chi per perdere? C'è domande? Sì, ovviamente iniziando la stagione con Trieste e anche giocando contro Barcellona, credo che Barcellona ha una squadra forte e c'è una grande possibilità di vincere, e quindi se non fosse questa possibilità, ovviamente magari la scelta sarebbe stata diversa, però sì, sono molto motivato e molto orgoglioso di essere qui. Giovi, tu hai giocato contro tutte le squadre nel girone d'andata, no? Le avversarie di Barcellona, Casale, Pistoia, quale ti sembra quella che potrebbe dare più filo veloce a Barcellona? Ovviamente queste squadre in cui lei ha parlato sono le squadre migliori, però è un campionato difficile, quindi non sarà facile, però ripeto, credo che noi abbiamo tutti i pezzi giusti per vincere questo campionato, quindi iniziamo già oggi, lavoreremo al massimo e cercheremo di dare soddisfazione a questa città, a questi tifosi. Al di là del fatto che Barcellona vuole vincere, cosa ti ha convinto a venire qua? Sicuramente avevi altre offerte dopo che ti ha lasciato Trieste. Sì, io vorrei vincere, e qui c'è la possibilità per farlo. Poi ho parlato spesso con un mio amico, grande amico Joe Crispin, che ero qui un paio di anni fa, e lui mi ha raccontato la sua esperienza molto positiva. Conoscevo già un po' Ryan Bucci,
e poi anche noi ci siamo sentiti in questi giorni e dopo aver parlato con loro ero convinto che questo scelto sarebbe la scelta giusta per me e per mia famiglia. Ti hanno accennato e in prima persona cosa significa giocare al Palo Alberti con 3.500 persone che continuamente ti incitano e ti votano? Sicuramente sarà un ambiente divertente, caldo. Purtroppo non ho mai giocato qui in questo palazzetto davanti a questi tifosi, quindi sono felice di avere anche questa possibilità. Sicuramente il sesto uomo in campo, i tifosi, ci daranno un grande mano e un grande aiuto per andare avanti e raggiungere i nostri obiettivi. Cosa vuol dire essere il principale terminale offensivo di una squadra che vuole vincere? Arrivi a Barcellona al posto di Bello, fondamentalmente sai cosa vuol dire avere l'ultimo tiro in mano, giocare in Eurolega, in Eurocup, in Italia, che cosa vuol dire? Onestamente a questo punto cercherò di fare quello che posso fare per aiutare la squadra. Se c'è bisogno dei punti cercherò di dare i punti, se c'è la difesa, qualsiasi cosa per aiutare la squadra. Credo che ci serve in ogni squadra, c'è bisogno di un gruppo per vincere, non solo talento ma una squadra vera. Quindi la prima cosa che vorrei fare è di entrare dentro questo gruppo e faccio quello che posso fare per aiutare la squadra. Ho visto il ruolo che dovrai ricoprire, ovvero il leader, quali saranno i rischi di entrare in un gruppo già collaudato come questo? Non lo so onestamente, non sarà facile, però il fatto che conosco molto bene il campionato italiano, anche il campionato di Lega 2, mi aiuterà, quindi non ho paura, non temo questa opportunità, infatti non vedo l'ora di